Bella a tutti ragazzi, sono Gilbe e ragazzi sono qui oggi tornato a portarvi un video che mi è venuto in mente oggi pomeriggio. Ho detto sarebbe veramente carino da portare anche per spezzare un po' i video tra i video di compravendita e oggi vi mostrerò la squadra bronzo più costosa di FIFA, anche perché recentemente è uscito Cristiano, il giocatore argento che costa tantissimo, cosa intorno ai 80k. Giocatore del mese o comunque del campionato, adesso ve lo faccio vedere. Questo giocatore qua mi sembra costi tantissimo. No, questo qua, questo Cristiano qua costa tipo 80k la versione, quella argento. E a meno che non si sia abbassata, io non lo so. Comunque, raga, quello che volevo dirvi è che oggi vi porterò una squadra veramente, veramente molto, molto carina. Vi farò vedere, adesso ve la mostro, cioè ve la mostrerò uno per volta. Ho scelto semplicemente di fare, allora mettiamo tipo bronze come modulo, raga. Ho scelto il 4-3-3, almeno così possiamo vedere tutti i ruoli possibili. Ho scelto 4-3 normale. Allora raga, ora vi mostrerò i giocatori più costosi per ruolo bronze. Ma raga, ve lo giuro, questa squadra qua costa intorno ai 99k, perché qua ho Footbin, almeno vi posso dire i prezzi reali. Allora, ragazzi, il primo portiere è un portiere dell'Arabia Saudita, che tra l'altro a primo impatto, cioè nessuno penso possa capire che valga qualcosa, perché cioè nel senso non è nemmeno bronzo raro. Infatti, raga, questa serie qua, cioè, scusate, questo episodio qua ve lo voglio portare anche perché magari vi trovate poi magari giocatori nella squadra e li vendete, perché costano tipo tutti più o meno intorno ai 10k, salvo qualcuno che vale 9k, 5k, 6k. Comunque c'è gente che vale veramente, veramente tanto. Raga, fatemi sapere anche se vi piacerebbe fare la stessa versione, però con gli argento. Se la volete, cerchiamo di arrivare a, raga, almeno 70 likes, e io ve la porterò sicuramente nei prossimi giorni, magari tra 2-3 giorni. Prima però vi porterò i video sui 3 migliori giocatori da utilizzare per lo sniping. Comunque, raga, fatemi sapere anche se volete che domani, perché io questo video lo caricherò sabato, domani fatemi sapere se volete il video, quello sugli incontri principali, sugli investimenti sugli incontri principali, così io ve lo porto se arriviamo a 70 likes. Fatemi sapere anche nei commenti se volete appunto la sfida degli argento, scusate, la squadra più costosa d'argento. Ragazzi, il secondo era questo qua, che qua a me ha un prezzo di mercato. Vedete, ci sono tre carte sul mercato, quindi aiuto. Questo qua ce ne sono. Questi qua direttamente non ce ne sono. Comunque vedete, sono giocatori molto 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 rari. Il difensore centrale, il primo è Gravillon. Però attenzione ragazzi, che ci sono due versioni. Una mi sembra sia quella del Pescara e l'altra quella del Benevento. È quella del Benevento che costa veramente veramente tantissimo. Adesso vuoi vedere, ma mi pare costa. Oddio! Ah no, ok. Ok, era quella del Pescara. Se no, mica l'avrei imparata un botto. Comunque, raga, questa carta qua costa intorno ai 10k, se non erro, salvo magari cambi di programmi. L'altro difensore centrale, raga, è Tuisson, giocatore di Lille, che ha un costo, adesso controllo un attimo, ma mi pare un costo veramente, veramente molto, molto, molto alto. Infatti ha un costo di 9.000 crediti. Sinceramente non so nemmeno il motivo, magari ci sarà qualche SBC che lo richiede, però non lo so, sinceramente. Vediamo che prezzo ha: 8.500, 9.600 e 9.700. Sinceramente non so perché i prezzi siano così alti, però raga, non posso farci niente. Sinceramente non so, ci sarà qualche SBC. Comunque, se voi li avete in squadra, raga, vendeteli ora, perché hanno un prezzo veramente assurdo. Ragazzi, il terzino destro è Maui, guardatelo qua, che raga, vi giuro, questo qua è almeno uno dei pochi che dite potrebbe valere qualche crediti, perché è un terzino destro, egiziano. Tra l'altro non ci sono giocatori sul mercato, a 81 di velocità, quindi ci potrebbe stare che valga qualcosa. Però raga, ci sono giocatori che proprio non mi spiego, tipo questo qua. Questo qua è Nwankali, che almeno, vabbè, questo qua ha la scusante che gioca nel City, e quindi penso valga qualcosa per quello. Però guardate qua. Allora, oddio, ha tre carte questo.
Aiuto, ha cambiato tre squadre in un anno. Aiuto. E questo qua è il giocatore che vale tantissimo, raga. Vale veramente tantissimo. Guardate qua. O si è abbassato un pelo. Oppure lo sniper, raga. Perché questo qua mi sembra abbia un costo di... Questo 3.400, non so se sniperarlo o no. Sta 7.600. Allora, questo qua... Vabbè, raga, io, scusate, io me la rischio. Cioè, tanto 3.400 ce li ho. Questo qua poi dopo me lo vendo. Magari ci faccio i weak crediti. Ragazzi, il centrocampista vicino, raga, è Peiretti. Che, boh, sinceramente, veramente non vedo motivazioni per le quali questo giocatore debba avere un prezzo così alto. Perché, guardate le statistiche. 63 di velocità, 57 di overall. E guardate il prezzo. Non ci sono giocatori sul mercato. Quindi fate voi. Io sinceramente non lo so minimamente il motivo. Fatemi sapere nei commenti se voi sapete le motivazioni, perché io purtroppo non le so. E quindi cerchiamo di darci una mano, perché sinceramente non le so. Ragazzi, questo giocatore qua ha un prezzo di listino di 10, di, scusate, di 18k, mi pare. Adesso non vorrei dire una cazzata, mi pare veramente che abbia un prezzo di listino di dovrebbe essere Mike Jones. Ha un prezzo di listino di 18k. Adesso voglio controllare, ma su FootBin c'è scritto così. Vediamo un po'. Vedete? Cioè, come fa ad avere questo giocatore qua un prezzo così alto? Sinceramente io non lo so. Se potete provare magari a sniperare giocatori del genere, magari vi capita il culo di beccarla a 200-250 e vi salvate la giornata. L'ala sinistra è uno di quei giocatori che proprio non ti aspetti, perché si chiama Shomurov. Quei giocatori che proprio dici: oh, Shomurodov. Sì, è questo qua. Regà. Ah, guardate, adesso voglio vedere quanto costa sto qua. È un pazzo. Non me lo spiego, raga, io come facciano a costare così tanto. Io sinceramente non me lo spiego assolutamente. Comunque, se costano così ci sarà un motivo. L'attaccante, raga, centrale Al-Shammari. Che palle, però, raga, perché non ne ho nessuno? Volevo farmi big crediti. È il 64, Musa Al-Shammari. Vediamo quanto costa questo qua. 9.600 ce n'è uno. Ragazzi, l'ultimo è Bartos. Bartos. Qua ce n'è 64. Sarà questo, penso. Scopriamo subito. Sì, è questo qua. Regà, questo sinceramente... Boh, vabbè, ok che ha 82 di velocità, però ha un 64 di overall, che non è male effettivamente, però raga, cioè non so perché possa costare così tanto. Non ci sono proprio oggetti sul mercato. Raga, fatemi sapere nei commenti se voi avete uno di questi giocatori qua e se siete grati, perché ve l'ho detto che ci sono dei giocatori che valgono così. E nulla raga, ci becchiamo domani con un nuovo video, lasciate un bel like, un commentino, ci becchiamo al prossimo video. Bella!